Giorgia Meloni a Bacau, ospite del cancelliere austriaco Karl Nehammer, perché c'è stato un incontro di tipo bilaterale. Il presidente ha parlato in conferenza stampa dopo l'incontro, andando a, diciamo così, trattare temi diversi, soprattutto questa guerra civile con la rivolta della Wagner guidata da Prigozhin. Tuttavia, la Meloni sarebbe stata protagonista di un momento di gaffe che si sarebbe verificato. Parlando a Bacau, infatti, in diretta, qualcosa avrebbe interrotto il suo discorso, la traduttrice. Il motivo? La premier italiana, la Meloni, non si sarebbe fermata per darle il tempo di tradurre le parole. Così, dopo qualche minuto, 60 secondi circa, dall'inizio del suo discorso, la traduttrice quindi viene a intervenire per chiederle di fermarsi. Così si può ripetere in tedesco le frasi. La Meloni quindi si accorge della gaffe. Si mette a ridere, imbarazzata, e poi però si sarebbe portata le mani al volto. La traduttrice però avrebbe recuperato tutto il concetto. È stato un siparietto comico, divertente, simpatico, brioso, sicuramente non un sipario, ma un siparietto brutto, cringe o triste, che dir si voglia. Va bene, dal vostro narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Si è chiaro che questo video non vuole rendere le frasi di Meloni né di altre persone, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto di recente. Ripeto, a Bacau, ospite del cancelliere tedesco, scusatemi, austriaco, Nehammer. Ciao a tutti e al prossimo video.